siamo arrivati nel mese di giugno e il mese di giugno corrisponde al segno zodiacale dei gemelli, generalmente dal 22 di maggio al 21 di giugno. Questo quattro zampe rappresenta un po' la stagione con cui si apre questo mese. Pensate proprio alla primavera che finisce e non solo al fiorire dell'estate in sé, quindi il sole più caldo, la voglia di leggerezza, anche la voglia di divertirsi, ma proprio tutto l'entusiasmo e il sole che ci si porta nel cuore in questo periodo. Il quadrupede di questo segno sarà quindi pieno di energia, di curiosità, di vitalità, intelligente, socievole, sprizzerà sole da tutti i pori. Il simbolo dei gemelli, i due bambini, ci racconta molto anche della sua natura. Infatti, come il Capricorno rappresenta il saggio, il vecchio dello zodiaco, vecchio nel senso di saggio, di serio, di composto, i gemelli rappresentano i bambini zodiacali. Ovvero, pensate, immaginate dei cuccioli che sono sicuramente teneri, divertenti, pronti a combinare un sacco di guai, ma sempre molto affettuosi, pieni di amore, ai quali non si può dire di no. Il segno dei gemelli, il quattro zampe, il peloso, porterà questa caratteristica un po' di fanciullezza anche da adulto, quindi sarà sempre un bambino cresciuto, il che non vuol dire che sarà infantile, ma che da una parte sembrerà molto più giovane, sempre dell'età che magari ha, e quindi porterà i suoi anni molto bene, e dall'altro a livello caratteriale rappresenterà sempre una sorta di gioia di vita tipica dei bambini, tipica appunto dei cuccioli, alla scoperta del mondo. L'elemento che governa questo peloso è l'aria, e come l'aria, che è molto vivace, quindi evanescente, anche questo animale avrà un atteggiamento nei confronti della vita molto veloce. L'intuizione sarà la sua caratteristica principale, e anche la velocità, sia di pensiero, di azione, di movimento, che proprio di modalità in cui si pone nei confronti dei bipedi e dei quadrupedi. Cosa significa questo? Che sarà un animale portatissimo all'apprendimento per quanto riguarda l'intuizione. Avrà dei momenti in cui vi stupirà per la sua intelligenza e per essere forse anche, come con la lampadina che si accende, molto propenso a capire, a carpire tutto ciò che concerne quello che vi dite. Però al tempo stesso questa sua capacità di cogliere i segnali diventa un po' difficile nel tradursi invece in volontà, in continuità, in apprendimento costante. Quindi vengono un po' come animali, questi dei gemelli, percepiti come superficiali, ma ahimè questa parola purtroppo non gli si addice. In realtà non sono costanti perché perdono facilmente l'interesse. E quindi sarà compito dei padroni riuscire soprattutto nell'apprendimento a interessarli e, cosa importantissima, a divertirli. Se l'animale dei gemelli non trova divertente quello che fa, non vi seguirà e diventerà una peste. Siete stati avvisati. Nel momento in cui riuscite a, soprattutto per i cani, educarli, saranno dei formidabili animali per quanto concerne il movimento e la corsa. Per i cani nati sotto il segno dei gemelli, per esempio i levrieri, importantissima sarà la corsa, quindi la disciplina per la quale nascono, e anche la possibilità di eccellere nella corsa stessa. Quindi un buon apprendimento e una buona attenzione mantenuta genererà possibilmente dei campioni. L'altra caratteristica, lo sport che si può far fare a questo tipo di animali, sempre parlando per i cani, è l'agility. Anche se le prove di agility dovranno essere, per la difficoltà, molto studiate in profondità, perché potrebbe accadere che l'animale dei gemelli si distragga facilmente, per quanto la sua velocità sia magari migliore di altri animali. E che dire anche della variante del dog trekking nei suoi tracciati di corsa sull'erba, anche con lo sled dog, vanno molto bene per tutti questi animali che sono nati sotto il segno dei gemelli. Ricordiamoci che questo segno ha una estrema capacità di adattamento. Questo
molto positivo, perché vorrà dire che gli animali nati sotto il segno dei gemelli potranno essere collocati in ogni tipo di ambiente, quindi in una casa piena di bambini, quindi una casa al mare, anche un'abitazione in campagna, perché no, un appartamento anche a New York, in una città, in una metropoli. Sono veramente degli animali che si adattano con facilità a qualsiasi tipo di ambiente, ma al tempo stesso questa loro capacità di adattamento e flessibilità li rende a volte così indipendenti che sembra quasi che non si interessino del luogo dove sono e anche delle persone, perché forse danno l'impressione di affezionarsi un po' a tutti. In realtà il segno dei gemelli ci dice che è vero che questo animale vuole bene un po' a tutti perché è molto socievole, ma attenzione, si legherà ai membri della sua famiglia e sarà, anche se non lo sembra, non appare in questa forma, molto geloso dei componenti, e la cosa che gli darà più fastidio e lo renderà più triste sarà l'indifferenza. Quindi ricordatevi sempre di prestare molta attenzione nei confronti del vostro animale di questo segno. Per quanto concerne la salute, la struttura del segno zodiacale dei gemelli, quindi di questi pelosi, è molto bella, molto snella, proporzionata, armoniosa, proprio perché anche l'elemento aria che li rappresenta li rende armoniosi. Dovete stare attenti, soprattutto nella stagione invernale, padroni, al loro punto debole. Sono le malattie dovute al raffreddamento, quindi sicuramente anche i polmoni, l'apparato respiratorio è un po' delicato per questi pelosi. Significa che soffriranno di raffreddori magari con più facilità rispetto ad altri animali, di tosse. Nei casi più estremi il veterinario vi prescriverà anche degli antibiotici. Non fateli rimanere in correnti di aria. Sono anche degli animali che soffrono di disturbi nervosi perché sono sempre in movimento, sono ansiosi e frenetici, e quindi potrebbero, se il padrone non li placa, se il padrone non li tiene tranquilli, un po' esaurirsi. Saranno delle trottole ingestibili se lasciati liberi nella totale possibilità di fare qualsiasi cosa, e quindi sarà compito del padrone cercare di calmarli in alcuni momenti, sempre con le buone, perché altrimenti il peloso dei gemelli sarà molto capriccioso e vi farà dei dispetti, siete stati avvisati. I gemelli sono due, quindi a volte potrebbe essere che questo animale passi da stati di totale frenesia, divertimento, contentezza, quasi ingestibili, a dei momenti invece di silenzio, quasi di apatia, di tranquillità. Sappiate che questa caratteristica, un po' di bipolarismo, fa parte di questo peloso, di questo segno. Per quanto concerne invece l'alimentazione, non sono degli animali che mangiano particolarmente tanto, non hanno appetito, ma il che non vuol dire che sono apatici, non vuol dire che sono difficili da alimentare, semplicemente hanno bisogno di poca quantità di cibo perché non è ciò che gli interessa nella vita. State attenti per quanto concerne gli ambienti di casa o comunque gli ambienti dove questi animali vivono, perché portati a rompere oggetti e a fare guai si potrebbero fare del male, quindi vanno bene gli ambienti aperti, soprattutto essenziali, con poche suppellettili in giro che potrebbero generare dei guai. Attenzione anche quando portate in giro il vostro animale dei gemelli, soprattutto i cani, sono portati a tirare al guinzaglio e a strattonarsi, quindi fate attenzione di essere sempre molto veloci quando state appresso a questo animale. Vi ricordo Caribou Boys, che è online la nuova campagna anti-abbandono per i vostri amici a quattro zampe. Mi raccomando, Bow Boys, correte sul sito www.bowboys.tv e pubblicate la foto del vostro amico a quattro zampe in vacanza insieme a voi. Scarica anche tu l'applicazione SOS Bow Boys per ritrovare il tuo amico a quattro zampe. Io l'ho già scaricata.